Bentornati su Officina del Pilota. Questo video è stato sponsorizzato da me, ma è stato realizzato in collaborazione con due miei grandi amici, Marco Sciglione e Riccardo Roberti. Due artisti, fotografi e videomaker. Artisti con i quali aprirò un nuovo canale più in là nel tempo e con i quali realizzeremo disparati contenuti, tutti inerenti al videomaking. Vai Luca! Eccolo qua! Grazie a Alan di Simoni Racing, che ci ha gentilmente inviato il kit per la conversione full LED per le nostre belle macchinine. Finalmente le nostre JDM hanno un look un po' più moderno e, devo dire la verità, adesso ci vedo anche di notte. L'installazione è stata semplicissima, praticamente levi le vecchie e metti le nuove. Infatti tutti quanti kit sono specifici per la tua vettura. Se hai un dubbio o una domanda puoi contattare me di Empower oppure direttamente la Simoni Racing. Noi vi lasciamo qui sotto in descrizione i link dei nostri kit specifici per la Supra e per la Subaru Impreza. Ah, dimenticavo! Andate subito a spizzarvi sul sito Simoni Racing tutti i nuovi sedili da corsa e gli alettoni da drifting, perché sono una bomba! Ovviamente fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questi nuovi fari a LED. Ragazzi, veramente emozionante il drone che vola sulla Supra e la Subaru. Questo video termina qui, ma come termina qui? È così corto, Matteo. Non tutte le settimane possiamo portare contenuti lunghissimi, per questa settimana avevamo pensato di fare questa cosa. Spero sia piaciuta. Un ringraziamento speciale va a Riccardo e Marco, che ci hanno aiutato a realizzare questo video. E un altro speciale ringraziamento va ad Alan Simoni, di Simoni Racing, che ci ha fornito queste magnifiche luci a LED, che sono molto belle, fanno una luce molto buona, e troverete qui sotto in descrizione il link per acquistare i prodotti. Per te che sei appassionato di auto e soprattutto di auto giapponesi, sappi che nella prossima settimana porteremo su strada un'altra icona giapponese, un'icona stratosferica. Non vi svelo ancora il nome, ma rimanete connessi. Come sempre sono Matteo di Officina del Pilota, segui il mio profilo Instagram Officina del Pilota e quello di Luca Spadano, sempre su Instagram. Vi dico che tra due ore inizia il moto mondiale e c'è la prima gara e vediamo come va. Io tifo sempre Rossi e anche Dovizioso. Marquez, troppo, non sopporto, però è bravo, bravo pilota.